allarmante se non drammatico per tutto il settore zootecnico. Chiaramente la crisi idrica è uno dei, diciamo, dei fattori predominanti per quanto riguarda la crisi del settore, ma non solo, perché oggi andiamo a parlare di un settore che è stato gravemente colpito dalla crisi ucraina per via proprio dell'aumento del prezziario. Io vorrei dare qualche dato, solo che la produzione di cereali è passata da 25 euro a quintale a 54 euro a quintale, quindi più del doppio. La grandissima problematica della siccità sta portando a una crisi importante del settore del fieno, quindi in questo momento, non essendoci più fieno da tagliare, non si trova il mangime, quindi tutto questo ha drammaticamente diminuito del 75% la produzione. Un settore ulteriormente messo in ginocchio anche per la crisi del gasolio. Voi tenete conto che il gasolio agricolo che costava a dicembre 0,80 oggi è passato poco sopra, peraltro i dati di ieri sono, io quando avevo fatto l'interrogazione era il 21 di giugno, oggi è superiore all'1,60 che ho scritto nell'interrogazione. Quindi è una crisi che obiettivamente mette in ginocchio tutto il settore, una crisi che obiettivamente è un campanello di allarme per quelli che sono coloro che nell'entroterra non solo stanno investendo anni di lavoro, e il rischio poi più grosso che un patrimonio zootecnico ligure che circa di 13.000 capi, quello ovocaprino di circa 20.000 capi, rischia veramente di essere in difficoltà, anche perché difficilmente si andrà sull'acquisto di nuovi capi bestiame, ma molto probabilmente si entrerà in una fase dove si potrà andare avanti solo sulla macellazione, ma questo porterà poi a un non ripopolamento di quella che è l'attività reale. E questo porta a un'ulteriore preoccupazione, che è la preoccupazione del famoso abbandono dell'entroterra. Questi sono i primi grandi segnali di coloro che sull'entroterra investono sia come attività propria, quindi familiare, sia per un lavoro importante di mantenimento di quello che diciamo, è il nostro patrimonio enorme, che è l'entroterra e non solo. Beh, è evidente che tutti questi dati e soprattutto il dato più preoccupante, che è la crisi idrica, fa sì che oggi ci dobbiamo interrogare su quali azioni dobbiamo portare avanti. Penso che in questo consiglio oggi, correttamente, la domanda è cosa intendiamo fare, sia come natura economica e quali azioni portare avanti per riuscire in aiuto a questa grave problematica che sta mettendo a rischio l'intero settore, e soprattutto anche, poiché è notizia di qualche giorno fa, quindi molto probabilmente dovrebbero arrivare quasi 200 milioni dal ministro Patuanelli, che il 6 di luglio i primi 144 sono stati firmati, e i rimanenti 60, 80 se non erro dovrebbero firmare con un decreto a luglio. Bene, quello che oggi si vuole fare per questo settore, che oggi vive un'emergenza, però purtroppo l'una tantum, come sappiamo, ti fa uscire dall'emergenza, ma non ti fa programmare quello che sono poi gli anni a venire. Grazie, grazie Assessore. Grazie, consigliere Sanna. Cedo la parola al vicepresidente Piana. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche il proponente perché è una problematica, ahinoi, molto attuale, e se il consigliere vuole, visto che è una risposta molto tecnica, mi prenderei qualche minuto in più, e se il Presidente me lo consente, ovviamente. È una problematica che è già iniziata in realtà l'anno scorso, visto che la seconda parte dell'estate, non piovendo sui nostri alpeggi, e sapete bene com'è caratterizzato l'allevamento in Liguria, avendo noi un paesaggio appenninico e alpino, a fronte di canoni di affitto pagati dai nostri allevatori, l'erba non ricresceva, e già l'anno scorso hanno dovuto far fronte alla scarsità di approvvigionamento da foraggio, comprando foraggio a dei prezzi esorbitanti, visto che la problematica riguardava un po' tutto il nostro paese. Però, tornando alla domanda iniziale, di questo ringrazio il consigliere, parliamo di quelli che sono gli strumenti a disposizione o in Costituzione attualmente. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono tre, di cui attualmente uno in costruzione e prevedibilmente di prossima attuazione, ci auguriamo tutti. Gli strumenti attuali sono il Piano Nazionale di Gestione Rischi e Sistema delle Assicurazioni Agevolate, il PSR nazionale, praticamente misura 17, e il Decreto Legislativo 102 del 2004, che è il Fondo di Solidarietà Nazionale.
Gli strumenti in costruzione sono il regolamento UE 2022-1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento UE 1305 del 2013, proprio in attuazione alle problematiche attuali, e poi abbiamo il regolamento delegato UE sempre del 2022, 467 della Commissione del 23 marzo 2022, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli. Il Piano Nazionale di Gestione dei Rischi e del Sistema di Assicurazione Agevolate, che sarebbe la misura 17, c'è un link poi scaricabile dal Ministero, stabilisce un sistema di sostegno con fondi pubblici alla stipula di polizze assicurative per la gestione dei rischi in agricoltura. Per riconnettersi all'oggetto delle interrogazioni, il piano definisce quali siano le produzioni agricole e le strutture produttive agricole assicurabili, quali e quali siano i rischi climatici di altra natura verso cui è possibile per gli agricoltori assicurarsi con il sostegno di fondi pubblici. Come si può constatare, l'allegato del decreto ministeriale citato, tutte le colture citate sono cereali, soia foraggere, prati pascoli, come era anche segnato in sono assicurabili, come giustamente è stato detto in interrogazione. Tra le avversità climatiche la siccità è assicurabile. Questo quindi vuol dire che per gli allevatori della Liguria, come per gli allevatori di tutto il resto d'Italia, possono aderire al Piano Nazionale di Gestione dei Rischi e quindi assicurarsi a tariffe agevolate, tra l'altro contro la siccità, per la riduzione delle produzioni cerealicole. Il Piano Nazionale di Gestione dei Rischi del 2022 non è ovviamente il primo, fa seguito agli analoghi piani degli anni 2015 e successivi. In definitiva, gli allevatori della Liguria possono assicurarsi contro la siccità e altre avversità atmosferiche o malattie animali a tariffe agevolate almeno dal 2015. Purtroppo non molte imprese agricole aderiscono al Piano Nazionale di Gestione dei Rischi, benché esista da molti anni un consorzio proprio di allevatori anche in Liguria che stipula assicurazioni collettive. Come assessorato, sia io che l'assessore precedente, abbiamo cercato di promuovere questa pratica, anche stanziando dei fondi nostri per abbassare ulteriormente quella che era il premio assicurativo e favorire quindi questa pratica. Abbiamo il decreto legislativo 102 del 2004, che è il Fondo di Solidarietà Nazionale. L'articolo 5 prevede che gli interventi compensativi per le imprese danneggiate da calamità naturali, avversità atmosferica assimilabili a calamità naturali, purtroppo il comma 4 del medesimo articolo chiarisce che sono escluse dalle agevolazioni in argomento i danni alle produzioni, alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, come prima, quindi, per i quali è possibile aderire a fondi di mutualizzazione. Gli interventi compensativi sono a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito dal medesimo decreto legislativo. Non la faccio lunga perché è molto tecnica come risposta. Abbiamo poi il regolamento UE del 2022-1033, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dall'Unione Europea pochi giorni or sono ed è scaricabile sempre dal sito. E facendo anche un ragionamento a riguardo, è ovvio che la siccità non ha un rapporto diretto con quella che è la crisi dovuta all'invasione dalla Russia, l'invasione russa dell'Ucraina. Tuttavia la crisi internazionale connessa a questo evento ha scatenato anche una corsa di rialzo ai prezzi, la solita speculazione vergognosa che si crea sempre per quanto riguarda le materie prime, in modo particolare quelle agricole, e se poi consideriamo che i cereali, mais e foraggere sono la base di tutti gli alimenti animali, questo ha creato un aggravio ulteriore. Un sostegno nel settore zootecnico potrebbe essere quindi preso in considerazione anche nell'ambito di questa però invasione. Quindi c'è da precisare che anche altri settori dell'agricoltura ligure hanno sofferto in modo rilevante questo aumento dei costi e contemporaneamente stanno soffrendo anche un calo significativo di quelle che sono le produzioni a causa della siccità. Le risorse destinabili a questa misura di emergenza non sono molto ingenti, dovendo limitarsi al 5% dell'annualità 21 e 22, al netto ovviamente delle risorse aggiuntive. In pratica si tratta di circa 4 milioni e mezzo di euro, con un massimale di 15 mila euro ad azienda. E in attuazione, comunque l'attuazione del regolamento 2022 del numero 1033, si rende necessaria una modifica del programma di sviluppo rurale, che normalmente richiede circa 3 mesi per arrivare
a un completamento. I beneficiari della nuova misura di sostegno del PSR dovranno essere selezionati con un bando pubblico cui dovrà seguire l'istruttore delle domande e quant'altro. Si tratta quindi di uno strumento che può dare un sostegno concreto ai settori produttivi proprio in considerazione della crisi attuale. Abbiamo poi il regolamento 2022-467 sempre dell'UE, questo regolamento fa parte del cosiddetto primo pilastro delle politiche agricole comune, la PAC, e la sua attuazione rientra nelle competenze del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la parte amministrativa e di AGEA per quanto riguarda la parte finanziaria. In altre parole, sull'attuazione di questo regolamento la Regione Liguria non ha nessun ruolo. La Commissione Politiche Agricole, che è l'organo tecnico di conferenza Stato-Regioni, ha recentemente ricevuto la comunicazione dell'avvio dell'iter di adozione di un decreto ministeriale che attuerà il regolamento UE 2022-467. Questa è la commissione di cui fa parte anche il sottoscritto. La bozza del decreto prevede, in sintesi, di dedicare tutte le risorse recate dal regolamento UE 467 al settore zootecnico, di cofinanziare con risorse nazionali i fondi europei recati dal regolamento sopracitato per un importo complessivo di 144.350.000 euro di fondi pubblici totali a livello nazionale, ovviamente, e che possono beneficiare del provvedimento gli allevatori che non hanno un codice di allevamento attivo a loro intestato che hanno un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella banca dati nazionale dell'anagrafe bovina. L'aiuto per capo bovino varia da un minimo di 22,61 euro per quanto riguarda i vitelloni macellati tra 12 e 24 mesi di età ed un massimo di 100 euro per quanto riguarda le vacche da latte allevate soprattutto in zona di montagna, con valori intermedi per altre categorie di bestiame. Tenendo conto anche che per quanto concerne la Liguria noi deteniamo circa lo 0,2% del patrimonio zootecnico bovino italiano, per gli allevatori della Liguria si può prevedere un contributo totale in attuazione del regolamento UE 2022-467 compreso tra i 250 e i 300.000 euro. In conclusione, poi, visto che vengono chieste anche quelle che sono le disposizioni che Regione Liguria intende mettere a disposizione per far fronte a questa crisi, possiamo dire che se gli allevatori ne faranno richieste, se sarà confermato che ne ricorrono i presupposti tecnici, la Giunta regionale è pronta ad attivare le procedure per l'utilizzo del fondo di solidarietà. A tal ragione io nel tavolo verde dove sono presenti tutte le associazioni ho chiesto formalmente già il 23 giugno che fossero inviati al sottoscritto i modelli E delle varie aziende, ma anche oltre a quelle zootecniche, proprio per iniziare questo iter di richiesta al Ministero. E per concludere, allora, in ogni caso gli allevatori possono aderire al piano nazionale di gestione dei rischi e assicurarsi con polizze agevolate contro siccità e eventi atmosferici avversi. Gli allevatori possono costituire in forma collettiva un fondo mutualistico con sostegno di fondi pubblici per tutelarsi contro queste avversità e previa modifica del PSR vigente, visto che oggi stiamo anche affrontando l'iter per il nuovo PSR, il settore zootecnico potrà beneficiare del sostegno temporaneo eccezionale previsto dal regolamento UE 1033, che prevede un massimale di livello regionale di circa 4 milioni e mezzo di euro e un limite massimo di 15.000 euro ad impresa agricola. Un altro sostegno eccezionale, sia pur di limitata entità, si potrà aggiungere all'attuazione sotto la responsabilità del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Quindi noi metteremo a disposizione tutti i fondi che giuridicamente ci sarà consentito mettere a disposizione. Grazie ancora, consigliere, per l'interrogazione. Grazie, vicepresidente Piana. Consigliere Sanna. Ringrazio l'assessore Piana e l'assessore Piana e il vicepresidente Piana perché si è preso anche un po' di tempo, quindi vuol dire che comunque era corretto dare tutte le spiegazioni in merito a quello che è una crisi che purtroppo in questo momento sta colpendo questo settore, però non solo, perché come ha detto bene lei anche la crisi in Ucraina sta colpendo tutti quelli che sono i settori che oggi hanno a che fare col caro sia gasolio che energia e quant'altro. Chiedo all'assessore se ho
se c'è possibilità di avere la risposta scritta, perché era una risposta molto elaborata e molto interessante, anche perché nel suo finale poi alla fine ha reso noto quello che è l'impegno ufficiale di Regione Liguria, quindi questo è molto importante, anche perché spesso purtroppo conosciamo, e l'assessore conosce forse meglio di me anche nella zona imperiese, queste realtà sono realtà molto piccole, che spesso hanno difficoltà a riuscire a fare un lavoro anche di burocrazia per riuscire a prendere quelli che sono i finanziamenti che arrivano. Quindi è corretto che, come in questa sede qua, se ne discuta, se ne parli e soprattutto si focalizzi bene qual è il problema e gli aiuti in merito per riuscire a uscire da questa crisi. Su questo è anche molto importante il lavoro che fanno le categorie, perché è evidente che devono essere da supporto a queste piccole imprese. Io quindi lo ringrazio, gli chiedo la risposta, e è evidente che purtroppo questa crisi idrica è un altro tassello importante che sta mettendo in ginocchio quella che è la nostra economia, quindi penso che oggi dobbiamo affrontare tutti insieme questa problematica per riuscire a uscire nel più breve tempo possibile. Grazie.